Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Football Drama, un gioco che rispecchia secondo me la vera essenza dell'indie. È un gioco che vedete completamente in italiano, è prodotto da italiani ed è una storia composta di circa 18, non circa, ma 18 settimane in cui potremo andare a impersonare un allenatore, Rocco Galliano, che è stato appena assunto da un presidente russo di questa squadra, il Calcester, e saremo noi a decidere il destino della squadra, ma non solo della squadra, ma anche della nostra vita. Come dicono gli sviluppatori nella pagina di Steam, saremo noi gli artefici del nostro destino, e ogni settimana è buona per essere licenziati, arrestati, andare a vivere in un'isola tropicale. Insomma, potremo gestire tante cose la nostra vita, ma tutto sotto una guida, diciamo, di scelte da fare. È un gioco, come vi dicevo, la vera essenza dell'indie, perché è originale e secondo me ogni gioco in cui possiamo usare delle carte, abbiamo un tot numero, un tempo diciamo limitato, mi suscita sempre qualche dubbio sui contenuti. Lo andiamo a provare, avviamo la nostra partita e il dubbio è: i contenuti quanto mi permetteranno di giocare? Beh, sicuramente a farmi stare più tranquillo potranno esserci magari qualche aggiornamento che gli sviluppatori porteranno al titolo, ma vi faccio vedere. Poi io so magari che gli sviluppatori verranno a vedere questo video, quindi mi correggeranno se dirò qualche sciocchezza qua sotto nei commenti, mi interverranno, spero, insomma. Possiamo, vedete, 18 settimane, abbiamo lo stato personale con i punti karma, i punti caos, questo determina il, diciamo, rapporto, se non sbaglio, con la nostra squadra. Il karma è il nostro andamento, insomma, e ogni magari vittoria, ogni settimana possiamo vincere carte nuove che possiamo usare in partita, e le monete che ci serviranno per acquistare, credo, dei servizi. Continuiamo, c'è Monica, vediamo, è fatto tutto con questa musica noir, con questi dialoghi un po' alla WhatsApp. Lady, i miei rispetti. Dobbiamo capire chi è lei. Quindi lei è il nuovo dottore stregone. Non sono un dottore, ma sperimenterei felicemente con la stregoneria. Tipo bizzarra, bella l'uniforme, ha sentito che lei è italiana? Sì, ah, penso sia la moglie del presidente. Ha sentito niente altro che mi riguardi? No, niente che ricordi. Tra l'altro abbiamo avuto uno scambio di opinioni alla fine della prima partita, che ho vinto 3-0. Io il presidente, e ho parlato francese e lui mi ha un po' cazziato. Io gli ho detto, ah, sarà meglio il tuo russo. E insomma, ho incontrato il presidente. Ho perso meno uno. E io accidentalmente gli ho detto che voglio vincere il campionato. Prendere i soldi e infine scappare, vincere partite e non pensare ad altro. Sopravvivere nelle partite e vincere col cuore. Io sono un po' come l'allenatore nel pallone. Voglio vincere il campionato, adotteremo la bizzona e quindi vinceremo e non penseremo ad altro. Mi ricorda molto che, mamma mia, ho perso un altro punto, mamma mia, qua andiamo a perdere. Poi ovviamente il gioco è, la detta degli sviluppatori, è rigiocabile, perché ogni finale è diverso e può finire in mille modi diversi, insomma. Allora, abbiamo peggiorato, quindi non andiamo d'accordo con la moglie del presidente. Abbiamo vinto la formazione 5-3-2. Fa schierare la squadra in posizione difensiva, perfetto. Adesso ci sarà una partita, andiamo a vedere come funziona. Sfidiamo gli Abu Dhabi Reserve, gli schiavi, the slaves. Va bene, iniziamo. Ultimo allenamento, possiamo. La squadra non sta benissimo. Io l'altra volta li ho fatti correre tantissimo. Ho usato allenatevi con le punizioni Pirla Time. No, lasciamo stare, andiamo a berci una birra. No, praticate passaggi esatti. No, io ho usato questa. Allenatevi e correte. Io lo faccio ancora perché è fondamentale entrare in forma. Quindi abbiamo migliorato la condizione, abbiamo migliorato la difesa, abbiamo peggiorato qualcosa? No. Ottimo. E qua possiamo andare a scegliere delle carte. Vedete, possiamo usare invocare l'aiuto dei tifosi, che ho vinto. Ho buttato la carta l'altra volta della simulazione, dove avremmo tentato di simulare. Io quasi quasi tolgo. È un gioco falloso in effetti. Beh, ma tanto non le ho tutte qui le carte, che non è che posso andare a toglierle e prenderne altre, quindi prendo queste e va bene. Hai deciso di non preparare mosse? No, proviamoci sopra. Devo selezionarle giustamente, perché non sono già selezionate. Perfetto, abbiamo scelto queste e andiamo in partita. Cammini lentamente trascinando i piedi, sei un vicolo cieco, qualsiasi cosa farà ci saranno conseguenze. Certo,
Certo. Allora, vedete che la zona rossa è la nostra, la zona blu è l'avversario. Ci sono i due cronisti sopra abbastanza discutibili. E dobbiamo scegliere quello che faremo. Insomma, io poi da fan dei vecchi Championship Manager, dei New Star Soccer, queste cose testuali mi piacciono veramente tanto, soprattutto queste cose con i pallini. I giocatori prendono posizione. Allora, hanno potenza 63 e noi potenza 70, quindi magari siamo anche un po' più forti. Abbiamo due scelte da fare, dobbiamo gestire la potenza, soprattutto quale carte, ci dice se la carta giocata che vale dopo qualche turno, ogni turno è un minuto di gioco. Qua ci verrà detto comunque se la nostra carta ha avuto successo. Ogni azione, diciamo, adesso possiamo marcare, ok, abbiamo già conquistato il pallone. A questo punto le azioni sono due, il controllo o il rischio. Il controllo fa sì che temporeggiamo con la palla, facciamo un tiki taka e facciamo scendere la fatica e quindi possiamo sferrare l'attacco, ma al momento avendo fatica a 0, loro hanno già un 14, tentiamo un rischio e portiamo la palla ai limiti dell'area. Il calcestro avanza verso l'area, potrebbe creare pericoli, attenzione, la palla arriva davanti, zona pericolosa, il gigantesco portiere in allarme. Possiamo usare il team o un solitario, noi siamo una squadra che punta al team, quindi tenteremo un'azione in team, vediamo. Attenzione a prendere la palla, pallone in mezzo, la respinta fuori, non va, tiro del calcestro fuori dallo specchio. Bene, ci è salita un pochino la fatica, adesso dobbiamo andare nuovamente a recuperare palla. Io direi verso il 20° del primo tempo inizieremo a giocare una carta, in questo caso facciamo una marcatura, non ce la facciamo, dobbiamo andare di contrasto, consumando un po' di fatica, ne abbiamo consumata tanta. E ci hanno dato fallo. Ok, abbiamo riconquistato la palla. Pensate che la partita prima è finita con 5 ammoniti e un espulso per gli avversari. Quindi io ho fatto anche un gol su rigore. Quindi un'azione tutta fallita. Facciamo scendere un pochino la fatica. E abbiamo perso palla, mannaggia me. Ah no no, manteniamo il possesso. Ok, perfetto, vedete che la fatica è scesa. Però abbiamo bisogno di allontanare la palla, quindi dobbiamo riportarci in avanti. Piuttosto preferisco stare più sicuro e consumare tutta la mia barra della fatica, ma stare nell'area avversaria. Vedete, qua abbiamo troppa fatica, quindi andiamo in controllo, temporeggiamo. Attenzione, ci hanno dato una punizione, battiamo sempre con controllo in modo da poter caricare la nostra forza. Qua vedete diciamo la forza di pressing o la sorpresa che possiamo dare agli avversari, possiamo tentare di sorprenderli. Abbiamo mandato la palla qua, controllo, temporeggiamo ancora. Intanto vedete anche i cori, qua escono i testi dei cori che cantano i tifosi. Il pallone arriva in mezzo, potremmo fare un bel tap-in, giochiamo in team ancora una volta, attenzione a prendere la palla, i limiti dell'area, il passaggio in mezzo, arriva lì, in area, il tiro, il palo, incredibile. E riprendono gli Abu Dhabi Reserve, gli schiavi. Allora, facciamo un contrasto, no, mannaggia, dobbiamo recuperare la palla qua a centrocampo. No, mannaggia, stiamo perdendo fatica, no! Adesso possiamo scegliere che tipo di marcarli. Ok, abbiamo mandato la palla lì. Marchiamo ancora, recuperiamo, il pallone arriva in mezzo. Possiamo scegliere il tipo di difesa, attiva o passiva. Noi facciamo la difesa attiva, vediamo se tutto va come si deve. Tutto va come deve. Il cross in mezzo, il tiro, la parata. Grandissimi, l'azione è respinta. A pugni chiusi dal portiere. E ora andiamo avanti. Io mi infervoro quando inizio a fare le telecronache. La palla spunta, ancora pericoli. Vabbè, i due cronisti qui. Ancora difesa attiva. Mannaggia, siamo sotto assedio. Dobbiamo assolutamente. Qua lo prendiamo. No, incredibile, l'hanno buttata fuori. A questo punto, io non ho visto se. Sì, siamo al 25esimo. È giunto il momento di giocare una carta. Stiamo anche fuori casa, quindi io non so quanto i tifosi possano esserci d'aiuto. Invocare l'aiuto dei tifosi, vediamo cosa dice. Scusate, chiedere aiuto così sempre una buona. Passaggi lunghi e alti, gioco falloso, direi che non è il caso, iniziamo a farlo quello se stiamo vincendo. No, neanche questo, dobbiamo fare la zona, cosa serve? Il successo sicuro il controllo, ma chiede ai giocatori svegli. Invochiamo l'aiuto dei tifosi perché ne abbiamo bisogno. Intanto vediamo se avrà effetto questa palla. A breve sapremo se è il segno di spunto o meno. Abbiamo fatica 22, puntiamo avanti. Rischio, ok, siamo lì ai limiti. Non abbiamo fatica, quindi dobbiamo fare un attimo di controllo. Rischio di nuovo,
intervento scoordinato e quindi calcio di punizione, una bella occasione da gol, possiamo tentare l'azione, tentare il tiro, io direi di tentare l'azione, vediamo che cosa succede, attenzione alla palla arriva lì, il cross in mezzo, il tiro, la rete, il Calcester segna con un breve, con dei brevi passaggi dal calcio piazzato, ottimo, è sicuramente uno schema, sì certo, noi vogliamo vincere il campionato, l'abbiamo dichiarato presidente, quindi va bene, adesso basta. Proviamo la tua idea, invocare l'aiuto dei tifosi, abbiamo avuto successo, quindi la carta adesso inizierà a funzionare, in pratica ogni carta è un intervento che facciamo dalla panchina, aumenta il karma, aumenta il caos, aumenta l'attacco e la peppa, andiamo avanti dai. Adesso dobbiamo fare un contrasto grandissimi. La squadra è galvanizzata da questo supporto dei tifosi. Ammonito per un brutto fallo un difensore. Arbitro della setta di collina, le regole sono regole. Non so che cosa voglio dire, l'ho già vista più volte questa frase, ma... Allora, battiamo rapidamente, rischio, andiamo avanti, temporeggiamo un po', abbiamo bisogno di calmare gli animi. Facciamolo ancora. Dobbiamo farlo ancora, andiamo con il tiki taka, adesso andiamo avanti, stiamo temporeggiando, siamo al 45esimo, quindi possiamo perdere un po' di tempo in modo da rischiare di nuovo, siamo davanti, qua mi batteva, non chiedermi perché fanno i cori, non possiamo fare l'azione in solitaria, dobbiamo giocare di squadra e tentiamo di portarci sul 2-0, ma non ce la facciamo. Mannaggia, hanno deviato la palla fuori, la palla di nuovo in aria, un minuto di recupero siamo attualmente, tentiamo l'azione in solitaria questa volta, no, non funziona, mannaggia, non è partita l'azione, no, siamo di nuovo qui, tentiamo in team, attenzione, vediamo il calcio d'angolo, il pallone ai limiti dell'area, arriva sul fondo, il cross in mezzo, fuori, non va fuori, totalmente fuori dallo specchio e siamo a solo fine primo tempo, 1-0, non basta per assicurarsi la seconda vittoria consecutiva in campionato. Allora, qua intanto vedete le statistiche della partita, qua vedete le azioni, un po' come le live sui siti di sport, insomma. Attenzione, primo tempo è finito, vediamo adesso il dialogo che c'è negli spogliatoi, Calcestra deve assolutamente vincere, e io non credo che sia scontato il fatto che se vinciamo ci tengono, perché... Squadra, cosa pensa dovremmo fare? Dovremmo probabilmente fare questo, formazione 5-3-2. Vuoi giocare difensivo? Vogliamo passare difensivi? Io voglio fare un altro gol prima di mettermi in difensivo. Che cacchio, io non gioco per... Io non so, io sono il number one. O the special one, insomma, come volete. Rischio, attenzione, se arriva in fondo. Sul 2-0 passiamo alla formazione difensiva, lo prometto. Attenzione, no, riconquistano gli altri. Dobbiamo marcare, no, riprendono la palla loro. Contrastiamo, dai, cacchiarola, dai, contrasto. Ok, no. No, fallo di nuovo, mannaggia. No, dobbiamo marcare. Ok, abbiamo preso palla. Facciamo un po' di controllo. A rischio. Ammonito, ok, ancora una munizione per gli avversari. Va bene. Andiamo avanti. Batte rapidamente. No! Abbiamo fatto un pasticcio, attenzione, arriva lì sul fondo. Dai, cacchianola, dai, no! Rischio. Difesa attiva. Bravi. Corner. È bello, perché è bello tattico. Difesa attiva di nuovo, dai ragazzi, non possiamo prendere gol adesso. È rigore! Ma... Vabbè, insomma, portiere salta, portiere calma, salta. Ok, dai, pronti ragazzi. Pareggio, non è tutto perduto perché possiamo ancora tentare di sorprenderli, siamo solo al 20esimo del secondo tempo, quindi io adesso giocherei una carta, li manderei passaggi lunghi alti, no, direi che giochiamo a zona, no, passaggi lunghi alti. Crediamo più nella quantità, vogliamo arrivare sul fondo il prima possibile. Andiamo. Ma no, l'abbiamo già persa. Adesso sono diventati belli, belli carichi pure loro, quindi...
Potrebbero stravolgerla. Ok, passiamo. Ok. Allegri lanci lunghi. Ok. Dominio, gioco aereo. Abbiamo perso uno di centrocampo, quindi abbiamo già perso palla. No, la stiamo passando indietro. Dobbiamo tentare i passaggi lunghi adesso. Abbiamo usato quella carta, quindi speriamo di andare il più avanti possibile. Ok, e adesso la fatica ci farà temporeggiare, credo, infatti. Abbiamo perso palla. Ma non è possibile, ragazzi. Dobbiamo. No, no, cacchio. Ok, no. No, non si può andare avanti così. Dovevamo metterci prima in difensiva. Mettere 5 difensori. E adesso prendiamo il secondo. Mi spiace. Alta, alta, alta. Pareggio va bene, ma io voglio vincere. Ragazzi, siamo al 38esimo. Dobbiamo assolutamente. Rischio. Ok, andiamo in area. No, non so che cavolo sta succedendo, ragazzi. Temporeggio ancora. E adesso tentiamo l'attacco. Eccolo lì. Il cross, un bel cross in mezzo. Rischio. Calcestro, rischio. La riprendono loro. Niente, non ce la facciamo. Ok, dai, dai. Siamo in pieni minuti di recupero. Rischio in mezzo. Da solo, affollato. Vorrei anche capire cosa fare. Non andiamo singolarmente, andiamo di team. Dai, ragazzi, dai. Siamo al secondo minuto di recupero. Vi prego. Attenzione, pallone in mezzo, arriva lì il cross in mezzo. Che cacchio? Vabbè, ho sbagliato. Pazienza. Fuori dallo specchio, vediamo adesso se fa una papera al portiere, ma la vedo dura. Siamo. Ok. Rischio, rischio di nuovo in mezzo. Potremmo farcela all'ultimo minuto. Non ce la facciamo. Teniamo il pallone. Buttiamola in mezzo. È lì, è lì. Il gigantesco portiere in allarme. Andiamo di team. Andiamo di team. Dai, ragazzi, ultima opportunità. In mezzo. Mamma mia, ragazzi, fuori, fuori, fuori. Niente, dai, fischia alla fine a sto punto perché non voglio rischiare, voglio un pareggio e buono. Poi magari la mia partita è già finita perché mi sono fatto un nemico la moglie del presidente, insomma. Io spero finisca adesso perché abbiamo assolutamente bisogno di un fischio finale. Ok, fortunatamente è finita. E adesso andiamo a vedere cosa succede dopo la partita. Tra l'altro un interessante, curioso, divertente aneddoto è che ho fatto una dichiarazione e i giornali l'hanno stravolta. Ho detto la squadra ha giocato bene e sull'annuncio c'era Rocco Gagliano, due punti, non valgo nulla. Quindi, niente. Giochi di mano. Pepping. Tom sta allontanandosi, ignorandomi. Sono i due allenatori. Ah, ok. Lo inseguo. Lo rincuoro e gli offri la mano. Ok. Gagliano si è comportato da gentleman. Diversi tifosi sui social media stanno scrivendo che è un ramollito. Vediamo che carta abbiamo vinto. Trappola del fuorigioco, è un'arma a doppio taglio questa, ragazzi. Potremmo selezionarla ovviamente per la prossima partita. Voglio vedere la classifica perché sono veramente curioso. Siamo al secondo posto, non siamo a punteggio pieno, purtroppo. Però ci sono i London Pensioners in testa, differenza reti comunque inferiore alla nostra. Abbiamo giocato bene, andiamo in conferenza stampa e vediamo di che morte dobbiamo morire. Mi piace questa musica. Coro di stampa, vediamo. Le mie azioni salgono e scendono, sentiamo. L'abbiamo vista agitarsi dalla panchina. Che è successo là fuori dunque? Beh, abbiamo fatto del nostro meglio, è un risultato giusto. Solo l'arbitro ci poteva togliere la vittoria. No, io credo che abbiamo fatto del nostro meglio, è stata una buona partita. Abbiamo fatto un piccolo passo indietro questa volta, ma rimaniamo fiduciosi per il proseguo della stagione. Questa è la mia dichiarazione, ho sempre sognato di farlo. Ok.
Spareremo le sue osservazioni sui social media, voglio vedere. Brevendolo, eh. Addio. Meno uno. Ok, qua mi fanno fuori. Piacere o dolore, vediamo se fanno vedere i giornali. L'allenatore del Calcester, si fa quel che si può, è l'ora di una siesta. Il presidente, eccolo qua, il russo, guardo solo i risultati, niente scuse compagni. Sì, ma quindi? Ok, vediamo il giudizio e poi tiriamo due somme, insomma. Boris Aluminovic, mi ricorda il presidente Abramovic questo, poi non so perché, di faccia me ne ricorda un altro italiano, insomma, il presidente però. Quindi, il risultato della battaglia è che siamo amichetti, fratellucci, lungo tutto, lubi. Che cacchio dice? Comunque, tutte le mie scuse sono andate un pochino brusco nel passato. Ah, sì, ok. Scuse accettate, certo. Ho fatto una battuta non tanto bella. Sta diventando uno di noi, Corosho. Ok. Direi che qualcosa è cambiato nell'universo, ma ne guardiamo attraverso un vetro oscuro. Bella, mi piace questa frase, molto bella. Hai vinto una carta, cosa abbiamo vinto questa volta? Perfetto, tiri da lontano col cannone qua, ok. Quando l'avversario parcheggia il bus non ci sono alternative, avremmo dovuto usarlo, sì, in effetti. Qua abbiamo aumentato, no, settimana 3, non abbiamo oggetti speciali, abbiamo preso delle carte, insomma, e si va. Luciano Poggi, no, vi prego. Vi sono tanti personaggi che girano nel mondo del calcio, ne incontrerai uno che si crede importante. La varietà serve a migliorare la probabilità di sopravvivenza. Cosa vuole? Luciano Poggi, Silvio Luciano Poggi. Geniale, geniale. È un grande piacere conoscerla. Scusate. Non ci siamo già incontrati. Ciao. Ho tantissime nuove offerte e occasioni per lei e la sua squadra. Mostra la roba. Non mi interessa assolutamente niente. Ho anche informazioni che potrebbero servire. Parleremo ancora. Scusate, non ho mai fatto una cosa del genere, ma veramente. Mia. Io devo fare un canale sul calcio indie, non sugli indie. Ha incontrato il lato oscuro. Questa era cattiva, sviluppatore. Devo dire che era cattiva. Io sono generalmente, per quanto riguarda il calcio, abbastanza di parte, ok, ma ne resto fuori, insomma. Però questa era cattiva. Va bene, c'è una nuova partita Calcester Assembled contro i Paris Tagul PTG, che sembra uno scimmiottare il Paris Saint-Germain. Eh sì, Emily, una momeni lì. Sì, direi che è un'altra citazione. Assolutamente geniale quello che ho visto in questo gameplay, che non poteva assolutamente venire meglio, credo, perché mi sono divertito e soprattutto il gioco è interessante. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Io lo trovo interessante, come dicevo all'inizio del video. Dipende poi quanti contenuti effettivamente ci sono. Il gioco costa 10€, quindi è un'ottima cifra e soprattutto c'è anche per mobile, ma lì purtroppo non so dirvi il prezzo. Lo trovate per iOS o Android, è già disponibile. Fatemi sapere ragazzi e alla prossima. Ciao ciao!